Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Inquisition. Tanto per cambiare, siamo sul tavolo da guerra e andiamo subito a vedere il risultato delle missioni dei nostri consiglieri. Iniziando da un'offerta d'aiuto a precise condizioni. I soldati riferiscono di aver attraversato la galleria senza incidenti e colto di sorpresa un grande accampamento di venatori. Dopo la battaglia hanno dovuto cercare un'altra via d'uscita poiché la galleria era nel frattempo crollata. Inoltre è stato rinvenuto il seguente messaggio. Liliana. Una lettera su pergamena scura con evidenti contrassegni nanici. Avete seguito le istruzioni? Bene, il rispetto del nostro territorio è un primo passo. Staremo a vedere. Bintus, elmo da guerra, Cal Sharok. Ok. Modulo di puntamento 3. Poi, scopri di più sui draghi. Estratto dal rapporto di Frederick de Seurat. È impossibile immaginare la ricchezza di conoscenza di Nevarra. Avrei potuto impiegare anni soltanto leggendo le descrizioni della fisiologia dei draghi. Voglio passare più tempo laggiù. Per il momento, tuttavia, ho scoperto che gli ammazzadraghi del passato consideravano queste magnifiche bestie insolitamente resistenti al flagello. Infatti, alcuni credevano che la fisiologia dei draghi fosse in grado di opporre resistenza alla diffusione dell'infezione, ma questa era solo un'ipotesi e non è mai stata approfondita. Piccola curiosità, mi sono seduto su una sedia fatta interamente di ossa di drago sbiancate, una vera opera d'arte, ma piuttosto scomoda. Ok, che ricompensa abbiamo ricevuto? Beh, vabbè. E infine, Jenny la rossa e gli impostori. Siamo occupati dei cavalieri. Ci siamo occupati dei cavalieri travestiti da soldati dell'Inquisizione. C'erano tracce di un gruppo molto più grande. Questo Joey sta indagando. Oro. Va bene. Ok, allora, oggi invece cosa facciamo? Ferma la guerra tra Nevarra e il Tevinter. Ok, qui solo Josephine possiamo mandare. Inquisitore, sia il Tevinter sia Nevarra stanno combattendo contro dei venatori trincerati lungo i loro confini. La battaglia non sembra cessare mai finché l'Inquisizione non ha inviato dei soldati che hanno ricavato una vittoria da una sconfitta che sembrava certa. In passato, entrambi gli schieramenti hanno tentato di esercitare il proprio dominio su questa zona e pare intendano ripetersi. Solo la presenza dei nostri soldati impedisce lo scoppio di una guerra. Non possiamo permettere che ciò accada per il momento. Entrambe le parti stanno ascoltando il nostro consiglio, ma dobbiamo convincerli a far rientrare le truppe alla base. Eserciterò pressioni in entrambe le direzioni per raggiungere questo scopo. Ambasciatrice Montiglier, va bene. Josephine, temo che la situazione tra Nevarra e Tevinter peggiorerà. Dobbiamo essere persuasivi, decisivi e celeri. Let us begin. Poi, vabbè, sto tieni cuoio, non ci interessa perché tanto di cuoio ne abbiamo. Qui in mezzo abbiamo solo risorse, giusto? Risorse, questa è fatta, risorse. Dai, abbiamo quasi finito. Ah, sconfiggi la Marchesa Buffon. Inquisitore, la Marchesa Ephiloc Buffon è in trappola nella sua fortezza tra i picchi Gamornan e siamo pronti a sferrare l'assalto finale. A posteriori avremmo potuto ignorare le sue trasgressioni alla luce delle gravi minacce che incombono sul mondo, ma è un bene che non l'abbiamo fatto. I crimini della Marchesa vanno ben oltre l'estrazione mineraria illegale o il contrabbando, come dimostra l'arrivo della sua alleata dama Ginette La Gaspe, insieme a un gruppo di maghi dei Venatori. I custodi temono che i venatori possano usare la magia del sangue e i legami con Corifeus per manipolare le loro menti, ma sono pronti a eseguire i vostri ordini. Non indugiamo perché i demoni tra le montagne continuano ad attaccarci senza tregua. Attendiamo istruzioni. Al vostro servizio, Tenente Suzanne Cloche-Sec. Allora, questa anche era una chain che andava avanti da un po' riguardo appunto questa marchesa e i custodi grigi. Liliana, se i miei esploratori trovassero una via d'ingresso alternativa, i venatori non avrebbero il tempo di manipolare i custodi. Josephine avrebbe detto, se i custodi riuscissero a trattenere i demoni per 3 giorni, la mia amica baronessa Natal de la Zouche potrebbe inviare delle macchine d'assedio utili per conquistare la fortezza. Cullen, dobbiamo mandare i custodi all'attacco, non c'è altra scelta, immagino siano pronti ad affrontare qualsiasi sotterfugio dei venatori. Cullen o Liliana? Ma
Boh, vediamo. Tra l'altro, mi stavo per dimenticare che volevo vedere la missione di Dagn, eccola qua. L'arcanista e l'oblio, cioè la missione che abbiamo sbloccato nella scorsa puntata parlando con la nana nella fucina. Un rapporto in mano all'arcanista Dagn. Avanzo ufficialmente una richiesta ufficiale, ma dai. L'inquisitore rischia di subire gravi danni per via dell'esposizione agli squarci nel velo e all'energia dell'oblio. Ah. Se vogliamo aiutarla a resistere a queste forze, prima devo studiarle a fondo. Mi servono campioni, residui di qualche tipo, devo capire. Richiedo le risorse necessarie per un grandioso esperimento che mi consentirà di vedere attraverso il velo. È un notevole investimento, me ne rendo conto, ma ritengo sia essenziale, quasi dovuto. Ribadisco, devo capire, per me è molto importante. Arcanista Dagn, seguono fiore e fiamme appena abbozzati, eh. Liliana, avrà tutto ciò che richiede, anche perché non oserei negarglielo, giustamente. Josephine avrebbe detto, residui, niente di più semplice, basterà consultare gli alleati che controllano le zone che abbiamo liberato. Callen, ordinerò di cercare dei campioni sui campi di battaglia, non mi azzardo a fare altro, no, assolutamente direi Liliana qui. E a sto punto, speriamo in bene per i poveri custodi grigi, ma li mandiamo alla carica con Callen, era questa. All right. E anche per oggi abbiamo finito, quindi addentriamoci subito nel vivo della puntata andando a esplorare la nuova DLC The Descent. E lo si fa iniziando da qui, disastro nelle vie profonde. L'Inquisizione ha ricevuto una richiesta d'aiuto urgente da Orzammar. Un terremoto sotterraneo ha fatto crollare una delle miniere di Lirium naniche e ne minaccia molte altre. Come se non bastasse, alcune delle gallerie sigillate che impedivano alla prole oscura di invadere le vie profonde sono crollate, facilitando così l'invasione delle orde nemiche. Gran parte del Lirium utilizzato dall'Inquisizione proviene da Orzammar, la cui sicurezza è quindi assolutamente prioritaria. Il terremoto ha creato una fenditura nelle montagne della costa tempestosa, fornendo un accesso diretto alla disastrata regione sotterranea. Costruendo un montacarichi minerario presso la fenditura, le forze dell'Inquisizione potranno arrivare direttamente nelle zone invase della prole oscura. Potere richiesto 16. Spie. So a chi affidarmi per costruire un montacarichi minerario nel modo più rapido e sicuro possibile. Diplomatici. Orzammar dispone di esperti che ci servono per costruire un montacarichi. Potrei ingaggiare subito una squadra formata dai loro migliori genieri. Truppe. Dobbiamo arginare subito la prole oscura. Manderò i miei uomini migliori alla costa tempestosa. Bah, andrei di diplomazia. Una squadra di costruzione giunta tra i monti della costa tempestosa ha creato un montacarichi minerario presso la fenditura. Ora le forze dell'Inquisizione possono scendere fino alle vie profonde. Un rapporto inviato tramite un piccione viaggiatore. Inquisitore, il montacarichi minerario sulle montagne della costa tempestosa sarà pronto al vostro arrivo qui. Per scendere nelle vie profonde occorre equipaggiarsi in modo adeguato. Consiglio di portarsi dietro le migliori armi e armature dell'arsenale di Skyhold e sarà meglio fare scorta di razioni. Là sotto le cose che mangiano sono molto più rispetto a quelle da mangiare. Esploratrice Harding, nuova zona sbloccata. E direi che ci dirigiamo subito verso la fenditura della costa tempestosa. Allora, si parla di... Vabbè, tanto ci portiamo Black, è inutile che vi illudiate che possa portarmi qualcun altro. Si parla di vie profonde, quindi di sicuro mi porterei Varric. Non so se... Boh, no, ma sì, dai. Alla fine la mia squadra preferita è fatta da Dorian e Varric, oltre che chiaramente da Blackwall. Conferma. Inquisitor, the workers are almost done building a lift to the deep roads. No darkspawn trouble yet, but the earthquakes have been brutal. I was told to meet a shape of Volta. She's waiting below. You won't see an Orzammar dwarf on the surface. They have rules about that. Ebbene sì, ho cambiato l'armatura di Gwen perché portarla anche nelle vie profonde con quel vestitino bello scoperto non mi sembrava il caso. Parlami dei terremoti.
How many quakes have there been since you arrived? At least 3 big rumblers. And the aftershocks are nothing to sneeze at. My feet miss solid ground. E le miniere di lithium? Josephine's report mentioned several lyrium mines were damaged by the quakes. You'll see what's left of this one on your way down. From what I hear, the other mines are barely holding together. E ancora niente prole oscura? So you haven't seen any darkspawn up here? I sharpened my arrows just in case, but they never showed. I'm okay with that. Non ti piace Orzammar? From your tone, I'd guess Orzammar isn't your favorite place. Neanche il mio. I don't have an opinion. Cloud gazers like me aren't allowed in the city. The lift's ready for you. Sembra molto stabile. And keep back from the edge. It's a long way down. Bene. Oh mamma mia. This reminds me of a story. Shocking. It's about an impossibly handsome dwarf and his friend who got crowned King of the Nugs. A Nug King, really? It's not as good as it sounds. Nugs mostly just shit on the floor and roll in it. Welcome to the Deep Roads. Is it me, or is this the slowest lift ever constructed? It's better than climbing down. I could do with some music. Something with a flute. Always wondered if I'd die down here. You're not dead yet. The day's just starting. Oh mio Dio, cos'è questo ottimismo? Evviva le vie profonde, yuppie! Horut, Magar, Navrik, your names will not be forgotten. You must be Shaper Volta. A trustful ah, Inquisitor. The Shaper it welcomes you to the Deep Roads. Perché restate al buio? You look as though you're hiding from something. As a citizen of Orzammar, even a glimpse of your sky could cost me my position and render me castless. Gotta love real dwarves. Mamma mia, che esagerazione. Parlatemi del modellatorio. What does a shaper do exactly? We chronicle the life and times of our people. Your historians. Also scholars and genealogists. Shapers preserve knowledge in the memories, an archive in Orzammar. We record memories in lyrium to ensure they never fade. We must be meticulous in every detail. Avete subito gravi perdite? How many dwarves have you lost? More than we can count. The mining caste has suffered greatly. Our situation has worsened since we contacted Skyhold. The quakes collapsed this mine and shattered a seal, keeping the Darkspawn at bay. The Legion of the Dead hasn't been able to mend the broken seal, and we can't afford to lose any more lyrium. Le miniere sono così vitali? What will happen if we lose more lyrium mines? The surface needs lyrium for all sorts of magic. The Inquisition more than most, I understand. And Orzammar's economy relies on the lyrium trade. Without it, there will be chaos above and below. Perché vi siete rivolti a noi? Orzammar deals with Darkspawn all the time. Why request the Inquisition's help? The Legion isn't prepared for this level of disaster, and the Grey Wardens haven't answered our calls for aid. Any threat to the flow of lyrium requires immediate response. The Inquisition is the only force we can rely upon. Quanto è morta la Legione, fantastico. I trust this Legion of the Dead isn't actually deceased yet. Not yet. But they are ready to die. Wow! Apologies for pushing you. I fear the damage that tremor caused.
Follow me to the Legion camp. Bene, bene. Interessante. Allora, molte delle cose che lei dice in realtà un po' già le conoscevo dai precedenti Dragon Age. Fondamentalmente la Legione dei Morti, per chi non lo sapesse, è un gruppo di nani che si, in certo senso, sacrificano con il solo scopo di combattere la prole oscura nelle vie profonde. Quindi sono morti perché al momento di entrare in questo gruppo loro subiscono un vero e proprio rito in cui ci sarà anche un funerale. Vabbè, ciao, tu sei già morto, arrivederci, e se ne vanno. Un po' così, vabbè. In Dragon Age Origins Awakening, quindi l'espansione grossa, sì, una delle compagne di squadra sarà proprio una ex appartenente alla legione dei morti. Ed è anche simpatica, tra l'altro. Allora, prima di andare avanti, mettiamo un attimo i punti a Dorian. Stavamo andando avanti su spirito. Vabbè, gli prendiamo una a caso, anche se al solito. Ah, due gliene devo mettere. Vabbè, prendiamogli anche questo. Non so rileggerli perché li abbiamo già letti. E Varric invece un punto. Noi stavamo andando su qua. Prendiamogli questa. Combattimento scorretto. I tuoi effetti di fantumazione e avvelenamento durano più a lungo grazie a tossine più potenti e ferite più gravi. Ok, adesso seguiamo. Non mi ricordo più come si chiama. Ah no, aspetta, leggi. Ah no, non Dorian. Hanno le staffe uguali, tra l'altro. Fico. Una lettera mai recapitata di un minatore. Vediamo se in giro c'è altro che abbiamo saltato. Non mi sembra. C'è un bel stabilissimo montacarichi. Vabbè, non era così alto alla fine. Ok, seguiamo. Non ricordo come si chiama. Andiamo, amica. La nana? Boh. Vabbè, noi andiamo avanti allora. Qui c'è anche un luogo. Mamma mia. Non mi ricordo come si chiama lei. Vabbè, non lo rivediamo. Luogo storico. Fenditura della costa tempestosa, giustamente. Sei ce ne saranno qui, sembrerebbe non troppo grande sto territorio. Speriamo. No, vediamo la mappa in effetti. Non si vede niente, c'è un accampamento. Oh mamma santa però. No, ci sono tipo sei piani, aiuto. Ho paura. No, le vie profonde, no. Tutte le erbette possibili e immaginabili. Un caloroso benvenuto. Ah, bene, sconfiggi l'ogre. Ma sì, cosa volete che sia? Dopo tutti i draghi che abbiamo ucciso, un semplice ogre che mi sta facendo malissimo. Adesso siamo pari, siamo sulla stessa barca. If I lost you, I'd never make it out of the deep roads. I'm sure you would find a way. If the ogre reached this point, the Legion must be overwhelmed. Let us hurry. Ok, avrete notato che c'è stato un taglio in mezzo al combattimento perché mi è crashato il gioco mentre ammazzavo l'ogre, quindi scusate, ma ho dovuto rifarlo. Però vabbè. No problem. Allora, continuiamo andando avanti di qua. Ah, tra l'altro Varric era messo male, ma si è curato. Qui sopra c'è qualcosa, non mi sembra. Il gioco ultimamente mi crasha spesso, non so per quale motivo. Ho anche provato a fare... Dicevo, ho anche provato a fare il repair, la riparazione del gioco da Origins, ma non è servito a niente. Speriamo non succeda più. That's the broken seal ahead. It is worse than I thought. Ah.
for the tunnels! Sarebbe stato venire qua con Blackwall quando credevamo fosse un custode grigio. Chissà, sarebbe interessante. Blackwall, dici quanti Darkspawn senti in giro? Qualcuno, non lo so, non... ce n'è un pochino. Mio Dio. Ok, per chi non, se lo, non lo sapesse o non se lo ricordasse, teoricamente i custodi grigi percepiscono la presenza della prole oscura e più o meno anche capiscono quanti sono. E c'era stata una missione in cui effettivamente a Blackwell è stato chiesto quanti ne senti in giro lui? Non capisco esattamente. E io sul momento, come una scema, non avevo capito. Oddio, quel dubbio era venuto, ammettiamolo. The seal's clear! Prime the charges! Now, set the charges! Ok, attiviamone una. E anche l'altra. Mettiamoci al riparo. Fuggite, sciocchi! Tagliato un po' di combattimento perché tanto è andata avanti per un quarto d'ora, non era niente di interessante. Ma perché Blackwall è così inquieto? Perché gli ho ricordato della sua bugietta. Ok, dobbiamo allestire un accampamento. Inquisitor, meet Lieutenant Wren, a veteran of the 5th Flight and one of the Legion's finest commanders. Someone paid her to say that. Appreciate the help, Inquisitor. Collapsing that seal bought us time. Blighters had the run of these tunnels for days. Now they have a roadblock. Parlatemi delle vie profonde. How many deep roads are there? How deep do they go? They'll take you from one side of Thedas to the other, if you have a death wish. Anche no. The roads once connected dwarven cities that were hundreds of miles apart. Then came the Darkspawn. Wren and I have been exploring this region, reclaiming it, but the work is slow. Mark the map, fight an army, mark the map, fall in a hole, and so on. Lavorate insieme da molto? I get the impression you two have known each other a while. Yeah. The Shaper had sent her to dig up some relics. Asked me to keep her out of trouble. That was 3 years ago. You can quit any time. Not when we still have things to fight about. Questi due non me la contano giusta. Quale delle tre? La prole oscura tornerà. We can't give the Darkspawn a chance to regroup. Let's hit them again before they mount another attack. Normally, that would be the plan. But there is a complication. Tanto per cambiare.
It's clearer, stronger, more insistent. I hear it. Doesn't prove a thing. These quakes are not a natural disaster. They're deliberate. There's an intelligence behind them. Non mi dire che è un altro drago, ti prego. Come fate a dirlo? How could an earthquake be caused deliberately? We get plenty of natural tremors down here. These are different. She thinks she knows why. I found an ancient text during an expedition with Ren last year. At the time, it was just a curiosity. But now? The text describes giant creatures, called titans, living deep underground. They sing in the stone, shaping it. When these quakes began, I believe we heard that rhythm. I believe a titan is causing all this destruction. Ho avuto un déjà vu, mi sembra World of Warcraft, scusate. Recentemente ho rigiocato un pochino e parlavano proprio di titani e nani, eccetera, eccetera. Vabbè, indaga sempre. Titani, questa mi è nuova. I've never heard of titans before. What else can you tell me about them? The text I found predated the first blight. Its pages had mostly rotted away. And there's no mention of the titans in Orzammar's memories. Which tells you something. Io non sento alcun ritmo. All I heard was an earthquake. How is it you and Ren hear a rhythm? Our people have a strong connection to the stone. We feel it in a way topsiders cannot. Shapers have great stone sense. And Volta's better than most. She never gets lost. Cosa sarebbe questa pietra? You speak of the stone like it's more than walls. The stone is eternal. She was here before us, and remains after we die. But the stone isn't your god. We don't worship her, but we do respect and honor her. The stone makes us strong, and we return that strength to her when we die. It's difficult to express in words. Ci servono piani, non teorie. I'm here to stop earthquakes from destroying the mines. I don't care what's causing them. A woman of action. Good. For all we know, that text you found was a bedtime story. We can't be sure until we find the source. The rhythm I sense in the quakes is emanating from somewhere far below. The stone will lead us there. And if it comes to a fight, that'll be our job. There's a lift at the side passage nearby. Ready when you are. Tavolo delle spedizioni nelle vie profonde. Usa il tavolo delle spedizioni per completare operazioni speciali dell'Inquisizione, denominate per l'appunto spedizioni, in questa zona delle vie profonde. Le spedizioni non compaiono sul tavolo da guerra di Skyhold. Ok, andiamo subito a vederlo. Ok, quindi, le vie profonde. Un tempo, grandiosi passaggi sotterranei collegavano i maggiori Taig dell'impero nanico, ma ora questo territorio è infestato dalla prole oscura fin dai tempi del primo flagello. Oppure, l'abisso inesplorato. Un dedalo di caverne e gallerie dimenticate scende nelle viscere del Tedas, in attesa di chiunque sia così pazzo o temerario da avventurarsi nell'oscurità. Bene, vediamo qui. Qui effettivamente c'è una missione, vediamo nell'altro. Non mi sembra di vedere niente, no, direi di no, quindi vediamo qui. Spedizione, migliorie all'accampamento della legione. Ok, solo Callen disponibile. Alle attività dell'Inquisizione nelle vie profonde gioverebbe un supporto logistico aggiuntivo presso l'accampamento principale della Legione dei Morti. Si potrebbero costruire altre postazioni per le creazioni e un quartermaster aiuterebbe a garantire beni e servizi di base. Callen, le forze dell'Inquisizione possono migliorare l'accampamento principale nelle vie profonde. Tempo richiesto 0 H, quindi sarà immediato. Le forze dell'Inquisizione hanno costruito postazioni per le creazioni aggiuntive e un quartiermaster è stato assegnato all'accampamento, ricevuto ricompensa. Andiamo subito a vedere. Prima vediamo se nel frattempo è spuntato fuori qualcos'altro, non mi pare. Quindi,
Callen, rapporto pronto, ma dai. Ok, allora. Abbiamo quindi l'accampamento dove possiamo riposare. De preda. Armatura di Naltur. Solo nano addestrato guerriero, tra l'altro, quindi neanche su Varric possiamo metterlo. Ah, ok, abbiamo le nostre solite postazioni per modificare armi e armature, equipaggia pozioni, controllo degli approvvigionamenti, crea armi. Ah, c'è tutto proprio. So it's true. The king involved a servicer. Ok. Cambia compagni. Dei, prendiamo anche qua. No, sbagliato. Acquisito osso di drago, scaglie di drago e membrana di drago. Caspita, bello! Quando regna la calma. Cos'altro? Ok, queste sono tutte... Non abbiamo in realtà bisogno di riposare perché ce l'ha già fatto fare in automatico sbloccando l'accampamento. Non ci danno quest per gli approvvigionamenti. Direi che potremmo anche azzardarci ed andarcene. Aspetta, vediamo che c'è ancora una cosa lì. No, in realtà no. Ah, è un pezzo della statua caduta. Usa il montacarichi. Ah, ok, per scendere nelle vie profonde. Ed è... Dove? Di qua. Ok, tira. I hope we don't run into an emissary. Oh. Now we definitely will. I take it emissaries about. Most Darkspawn are mindless killing machines, connected by the Blight. But emissaries are intelligent. And use magic. Bene. Molto bene, esplora i vivai dei Prole Oscura. Vivai, che bello. Non ci saranno fiori, vero? Questo montacarichi era già un po' più... rassicurante dell'altro, comunque. Funghi delle profondità. Arrampicante. Vediamo un po' qui la mappa, si vede qualcosa? Assolutamente no. Shrieks. It had to be shrieks. Ebbene sì. I thought you'd be used to dust. Everyone's got their favorite. Ebbene. Va bene, dai, almeno esplodono facilmente. Qui in giro non c'è nulla. No. Ma questa è tipo lava, che figata. Porta già aperta qui. Vediamo un po'. Questo? Un'operazione forse? Sblocca spedizione, sì. Botti preziose, operazione disponibile. Bene, dovremmo andare poi di nuovo dietro a quel tavolo. Diario di Kolg. This belonged to an exiled dwarf. He was experimenting with Orlyria. Prendi. Boccali nanici, orgoglio di Naltur. Sul lato di questo boccale usurato sono incise le oscure parole vada per la bistecca. Certo, molto oscura come parole, in effetti. Bistecca, oh. In effetti ho fame, bistecca. Non so se tornare indietro a far subito quella missione al tavolo, visto che ce l'ha sbloccata, però... Ma no, andiamo avanti. Apriamo questa po'... Ah, no, aspetta, c'erano ancora dei funghi della profondità. Delle profondità, anzi. Tira. Dove sono questi vivai dei Prole Oscura?
Wow. This door. There's something strange about it. Looks like our construction, but... It's missing gears. We have to find them. It's our only way through. Apri il portale di Segrumar Runico. That gear will fit the door. Keep an eye out for others. Vediamolo. Installa? Perché non installa? Ah, devo trovarli tutti forse. Tre antichi componenti bruciati, ho capito adesso. Ah, e questi belli che sono? E questo? Emissario, bene. Giusto perché l'ha chiamato la nana prima. È veramente brutto. Ma brutto brutto. Però almeno sono facili da uccidere. Un altro componente. Strange. I don't recognize that metal. But we should only need one more. L'ho spento. Devo spegnerli, vediamo se spegnendoli tutti succede qualcosa. Da-da-da-da. Rullo di tamburi. Ce n'è... Ma sono tutti spenti. Non è successo niente? Vabbè, noi prendiamo. Come le prendiamo queste cose qui dentro, mo? Interessante. Riaccendo il bracciale. Oh, oh, e mo? Ah, beh, sì, mamma mia, è un puzzle, mannaggia loro. Ok. Accendiamo questo. Ragazzi, sapevo esattamente cosa stavo facendo, ve lo giuro. Vabbè, è funzionato. Li ho spenti tutti, poi ne ho riaccesi due a caso. Bene, mi piace quando le cose... Ormai, come ho già affermato, sono un'esperta nei puzzle bio. Sono bravissima, sono veramente bravissima. Adesso prendiamo anche questo. Sono un po' perplessa, ma vabbè. Mi piace quando le cose vengono così bene. Certo, certo. Ok, allora, stanza finita di esplorare. Ci manca ancora quindi un ingranaggio. Che è qui. Facile, facile. We have enough of these odd gears. Let's head back to the door. Sì, vediamo prima se c'è qualcosa qua in giro ancora. Sembrerebbe nulla. E invece no. Cacciatore oscuro. Ah, ce ne sono ben due. Ce ne sono ancora. Ok, finiti. Qui è tutto chiuso. Niente da lootare. Did that messenger who came through camp have any news about Orzammar? The food shortage. More riots. There's unrest from Dust Town to the Diamond Quarters. Can't have the Deep Lords going hungry. I made sure your mother and brother are safe. That wasn't necessary. You're welcome. Okay. What the sod is that? Leggi. Diario di Kolg. La madre. Non mi piace questa cosa, la madre. Leggi. Torri del costruttore. In Dragon Age Origins si scopre come nascono i Prole Oscura. Ah, un altro enigma. Oh, caspita. Questo lo so, questo lo so, lo posso fare. Secondo me è come quello di Mass Effect 1. No, come non detto.
Muovi un pezzo dell'enigma. Ma che caspita? Ti prendi in giro, ok. Poi andiamo qua. Anzi, no, tu torna qua. Tu invece vieni qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Non lo so se ho fatto una cosa molto curva in realtà. Io ci sto provando. Infatti non è una cosa furba quella che ho fatto. Vediamo. Forse potevo farlo con molti meno passaggi, in effetti. Vabbè. No, ho sbagliato di nuovo. Questo dovrebbe andare qua. Questo qua. Questo qua. E no, però non si risolve la cosa, no? Questo qua. Questo qua. Questo qua. Questo qua. E adesso si dovrebbe risolvere. Spero. Così. No. Questo qua. So che sembra che io non sappia cosa stia facendo, ma in realtà stranamente lo so. Vediamo se funziona. Yes! Allora. È un puzzle simile a uno che si affronta in Mass Effect 1. Bisognava ricreare esattamente questa stessa pila da qui a qui, ma lo si poteva fare solo muovendo i pezzi grandi sotto i pezzi piccoli, quindi non potevamo mai avere il disco tondo, il disco viola sotto uno degli altri perché era il più piccolo, quindi bisognava fare tutti i passaggi affinché ci fosse sempre i pezzi più grandi sotto i pezzi più piccoli fino a poter ricreare questa pila correttamente. Cos'è che mi ha aperto questo? Wow! Ricarica superba addirittura. Mi sa che è meglio di quello che abbiamo noi. Vediamo. Siamo stati bravissimi, eh. Questo non l'ho fatto a caso, ragazzi. Questo sapevo esattamente cosa stavo facendo. Allora, questo mi dà il 20%. Questo mi dà il 15%. No, è meglio quello che ho già. Quindi niente. Mi sento molto orgogliosa di me stessa, lo ammetto. Ok, qua era finito tutto. Quindi possiamo tornare verso la porta ad aprire, visto che abbiamo tutti e tre gli ingranaggi. Però sapete che vi dico, mi sa che questa puntata è già andata avanti per le lunghe, quindi chiuderei qui, lascerei l'apertura della porta alla prossima. Vi ringrazio al solito per essere stati con me, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video piacetelo, e per il resto allora, mannaggia a me che devo sempre premere il pulsante sbagliato, dicevo. Quindi alla prossima, dove continueremo a esplorare queste benedette vie profonde. Allora, ciao ciao!